sei di Boston, Massachusetts. Esatto, Massachusetts. Massachusetts? Ma quanto fa figo dire? Cioè, te ne vanti con gli amici? Vai, madonna, se fossi nato io... Io sono di Alessandro Catalan, Tortona Alessandria. No, Boston, Massachusetts. Sì, boh, forse quando ero più piccola. Dove sei nata? In America. In America? Wow, ma come mai i tuoi genitori lavoravano lì? Sì, i miei hanno abitato là tipo 10 anni. Ah. Hanno studiato là quando erano giovanissimi e poi hanno deciso di rimanere là, hanno lavorato là e sì. Io e mio fratello più piccolo siamo nati là. Ah, che figata. Green card quando vuoi puoi andare. No, io ho passaporto. Ah, passaporto, quindi... certo, vero, green card, passaporto, Sì, cittadina americana a tutti gli effetti. Bene, bene, bene. Benvenuta. Grazie. Benvenuta dopo un periodo un po' intenso. Sì, un po' un frullatorino. Sono successe delle cose in questo ultimo periodo, ma non lo so. Qualcosa. Un pochino di cose. Ti ho sentita in alcune interviste anche che, insomma, successivamente alla tua storia con Matteo, la fine della tua storia così, hai parlato molto dell'odio social. Che poi quando uno dice odio social tende a pensare semplicemente a chi commenta sui social. Sì. In realtà anche giornali online, blog online, cioè, si crea tutto un turbine di... Eh sì, perché ormai tutto ha traslocato praticamente. Sì, è tutto quindi là. Un tempo quando noi eravamo giovani, che abbiamo iniziato, esistevano solo i giornali, quindi usciva il giornale il martedì o il mercoledì, no? Quelli di gossip, piuttosto che, e quindi ti toccava leggere quelli. E adesso ormai è tutto, cioè ogni ora esce qualcosa di nuovo e così, ed è tutto un, non so, un tornado. Sì, che poi, allora, la gente tende sempre pubblicamente a dire sì, vabbè, non ci faccio più caso. Secondo me sono cose che comunque quando poi vanno a toccare la tua sfera un po' feriscono sempre. Esatto. Poi passa. Passata? Cioè, sei ma ancora sì, in dai. Che fase sei? Sei nella no, fase no, di... ormai nella fase già oltre. Che è andata avanti. Bene, bene, meno male, meno male. Alla fine bisogna sempre mettere un punto, no? Sì, e no, penso certo, di averlo certo. Fatto, quindi va bene. Buono a sapersi, buono a sapersi. ho visto, seguendoti, e poi insomma ci conosciamo da tanti anni, che abbiamo tutte e due un po' lo stesso dono, ma anche un po' la stessa condanna. Quale? Ci vengono bene tutti gli sport. Ah, tutti? Anche tu hai questa cosa qua. Ovvio, ma anche sport, tu? Vai, siamo tutto. Così. Io gioco a tutto. Sì? E anche a freccette, e voglio vincere sempre. Certo. Cioè, non è che c'è la possibilità di far vincere. Sì. Quindi non è che dici, vabbè, gioco... Sai, vi capita? Dai, giochiamo per partecipare. Ma tu sei non pazzo. Cavolo, sei pazzo. Ho del tempo da perdere, secondo te. No, se gioco, esatto. La penso uguale, hai visto? E cosa fai? Che sport fai? Qualsiasi cosa. Mi piace andare in sala giochi e giocare al basket. Ah, di questo livello stiamo parlando. No, certo. No, ma tutto. Tennis, nel campo da tennis. Sì? Adesso mi sto preparando perché stavo pensando al mio maestro che tipo ha 25 anni e io ho detto, Filippo, allora, mi prepari, ne no? Ne avevi meglio prima, nel senso, di maestro di tennis. Però, vabbè, comunque, sì. Però gli dico, ci prepariamo, no, per il torneo, E quindi adesso per giugno siamo, guarda, mi fa, ma vuoi fare tipo gli over 40? Ho detto, ma non lo posso dire in televisione perché dico le parolacce, sì. Non c'ho ancora 40 anni. Ho detto, però mi fa, facciamo i... non mi ricordo cosa mi ha detto che facciamo, sì. Però facciamo qualcosa. Però è una roba competitiva. Sì, cioè, sì, si va per lì, forza. Si va lì per gareggiare. Ovvio, certo. Poi anche... giocare a calcio, calcetto, possiamo giocare veramente? A quello che vuoi, certo. Ma quando sei vuoi. Brava? Beh, perché io in street abbiamo un problema enorme... Quando andiamo a giocare perdiamo con due settimane. Ah, hai bisogno? Sì, io gioco sì. In fascia sinistra, cross da Dio, tiro in porta, veramente sono bravo. Allora, lì c'è Cosimo che abbiamo scoperto essere un talento, però io un cambio lo farei, Cosimone, ti dico la verità. Anche per beh, dare se più... vengo io mi metto in panchina? No, Cosimo. Ah, io. No, il sacrificato è Cosimo. Cioè, Cosimo ti siedi e vai avanti così. Vabbè, ma fino a 15 anni ho giocato in Serie C, quindi qualcosa ricordo. Seria? Ah, seria, giocavo a calcio, certo. Ah, cavolo, e adesso vai a vedere tuo figlio? Adesso vado a vedere mio figlio, sì, vado, ma dobbiamo parlare di questa cosa? Sai che tra me e te non corre buon sangue? Della fede calcistica? Eh certo. Beh, perché tu sei milanista e io sono interista. Sì, certo. E questo è certo. Tra l'altro andiamo verso il derby. Vabbè, ma dai, ma prendetelo con simpatia. Cioè, prendetelo così. Ma... è un po' così. No, no. Ma tuo figlio dove gioca? Devo risponderti? Per forza. Gioca nella Juve? Questo è un argomento un po' delicato, perché sai che in casa noi siamo milanisti, io tipo sì. Milan, Prince comunque è molto legato, vabbè, al legato Milan, tutto quanto, sì. Quindi da quando Maddox è nato gli abbiamo sempre detto Maddox, il Milan, l'abbiamo portato allo stadio, così cosa, gioca all'Inter. Vabbè, grande come lo fa con professionismo, dice beh la mia squadra, io tipo per la allora, all'inizio per spiegargli è stato un po' complicato, perché? Perché ho scelto l'Inter, mi dici ma perché hai scelto l'Inter, tu che sei milanista? Perché praticamente a 5 minuti da casa mia. Era più comodo arrivarci con i... Vabbè, fantastico, mi sembra una... E quindi scelta... ho detto, Maddox, amore, ascolta bene mamma.
Ho detto, ovviamente sai, l'Inter è qua sotto, 5 minuti da casa, poi però società pazzesca, no, però ovviamente il Milan. Però ho detto, sai che papà ha cambiato tantissime squadre, cioè sai che poi è andato a destra, ho detto, è quello che dovrai fare anche tu, quindi è giusto abituarsi sin da piccoli, cioè non è che possiamo arrivare cioè, a giocare. Vai all'Inter ma non affezionarti perché fra un po' ti perché... cambio. Ah, ci sta. No, ma anche per farmi accettare l'Inter gli ho detto... È bravino? È bravo. Gioca la punta, punta ai piedi del papà, super e vai a vedere tecnico. Le partite. Ma tutte, io sono sempre sul campo, sono un po' la mascotte di tutti i papà. C'è qualche mamma, però ci sono più i papà, i nonni. Ma allora. Mi offrono il caffè. È un inizio. Comunque, è ragazzi, un inizio. Faccio le trasferte, cioè, non è che è così facile, perché abbiamo il sabato il campionato e la domenica mattina pure, non si dorme mai? Eh no, certo, diventa un... È come se lo facessi anche tu, sei obbligata ad andare. Tu invece fai qualcosa il weekend, perché... Cioè, no! Tu hai le femmine, quindi... Sì, no, femmine, sì, giocano a tennis, però per adesso non fanno le competizioni, quindi no. Ma e che clima c'è al quando al campo, fa quando giocano? No, clima nel senso di... cioè, no, ma... Ci sono i genitori accesi, ci sono i genitori che litigano... No, ma cioè, non potete capire, perché quando vai a vedere le partite dei bambini pensi, vabbè, dai, andiamo lì col sorriso, ci divertiamo, ci facciamo una battuta. Forse non potete capire, cioè, per poco si prendono a capelli. Sì, infatti, tra l'altro, noi abbiamo ricevuto un regolamento, cioè hanno dato non si era mai sentita questa cosa, hanno dato il regolamento ai genitori. Sì. Quindi ci è arrivata, non è che il regolamento dei bambini, i bambini non seguire queste regole, come quando vai a scuola. No, hanno dato il regolamento dei genitori, quindi tipo non insultate, sai 10 comandamenti, sì, certo. Più o meno no, siamo là, dice, sono cose scontate, non insultate, ma non, lo so. Non dite le parolacce appunto, non usate le trombette, neanche quello, ma quello è divertente, non vi prendete a capelli, ti hanno mai insultato? No, a me personalmente no. Presa per i capelli? Però neanche, perché non gli conviene. Fine. Perché poi esce la sarda, abbiamo detto che sono americana sino a poi, esce la sarda che c'è me. Sì. Quindi non conviene, no. A parte gli scherzi, una volta stavo per prendere un nonno, perché quando, insomma, c'era una partita così e uno di questi, addirittura non era un genitore, era proprio un nonno, ha iniziato a dire... Gambi... Si può dire? Posso dirlo? Posso dire? Gambizzalo! Al bambino! Uccidilo! Io ho detto, ma di chi sta parlando? Cioè, no, ma sono male. C'hanno sì, 9 sì. anni sti bambini. Un bambino di 9 anni. Gambi! Continuava così, attaccato alla rete, si è attaccato così. Sì. Gambizzalo! Io ero scioccata così, a un certo punto ho detto, devi sederti. Io ho detto, ti devi sedere perché io ti uccido. Sai che hai fatto impressione? No, ma con gli occhi di fuori così. Sei seduto? Alla fine sei seduto, anche perché poi, diciamo che stavo iniziando un attimo ad agitarmi, no? Perché questa cosa è allucinante. Sì, no, sì, ma sì, vedi sì. di ogni, diciamo che no, immagino, quello che vedi immagino, allo stadio... E niente in confronto. Cioè, se sì, i bambini, uno deve, come dicevi tu no, prima, no, i bambini, immagina. Ragazzi, cioè, si insegna, ok, si gioca, divertitevi, sì, sì, sì. Chi vince, vince, chi perde, va bene, ci no. sarà la prossima, no, chi no, se no. ne frega, insegniamo questi bambini a perdere. Infatti ogni anche, tanto certo. dico a Maddox, ma perdetela qualche no, partita, è bello anche quello. No, ma sì, no, deve, cioè, insegnarli a perdere, ma... Senti, parlavi prima di regolamento, a casa sei una mamma che mette tante regole, per esempio, noi ultimamente abbiamo fatto questa cosa per cui... Da cena in poi i telefoni tutti via. Faccio la stessa cosa. Che riguarda però principalmente noi, perché poi dobbiamo dare l'esempio. No, cioè, sì. No, cioè, a noi mi manca un pezzo. No, cioè, per dare un buon esempio, via tutto telefono, noi per primi. Quindi questo ne approfitto anche per dire a chi mi scrive, se non vi rispondo fino al giorno dopo, è perché vige questa nuova regola a casa. E no, leviamo tutto. No, ti dico, questa non l'ho mai raccontata a nessuno, però con mio ex marito, con Prince, ci eravamo dati questa regola. Ancora non avevamo Maddox, però ho detto, dalle 10 di sera non si usa più il telefono. Giusto. E comunque è una cosa... Giusto, è bello, sì, perché sì, poi sì. almeno vivi un attimino la realtà all'interno di casa. Invece, ai giorni d'oggi siamo tutti là, più che altro, facendo così, ci siamo resi conto che adesso capiamo i film. Da quando abbiamo smesso di... Ma ti capita pure a te, cioè, tipo, ti metti nel letto così comodo, sì. dici, ah, stasera mi guardo una bella serie, mi guardo un bel sì. film. Dopo 3 minuti. E poi dopo un secondo sono così, dico, ma che sto facendo? Sì, cioè, sì, no, succede così. Allucinante. Sì. Senti, tu hai anche la passione del pianoforte, è un'altra cosa che si sa poco, però sì. sei una pianista. Ero una pianista, sei, vabbè, una parola grossa. Ero una pianista quando ero piccola, ho iniziato a 5 anni, ho suonato, adesso sono arrugginita. Però ti tieni un po' allenata? Ogni tanto a casa ho il pianoforte, quindi mi chiudo in camera mia perché mi vergogno un sacco. Di farti quindi, sentire dagli altri? Sì, di farmi sentire dagli altri, quindi mi chiudo in camera e mi metto un po' a strimpellare, però insomma prima ero molto più brava, adesso sono un po' scarsa. Allora, guarda, se ti vergogni, secondo me abbiamo una bella terapia, perché se ti vergogni... La terapia d'urto, sì, immagino. Di farti venire a casa adesso
ecco. Volevamo suonare di fronte a loro e a tutti quelli che ci stanno guardando da quindi casa. Quindi è un po' mi puoi dire, guarda, immagina di qui, qua non c'è nessuno. Sì, o immagina veramente tutti nessuno. Nudi, non lo so, sai quando dicono per non prenderli seriamente, pensali nelle ma condizioni. Ma cosa vorresti fare? Spero. Allora, secondo me sarebbe bello fare una canzone per la gioia di vederti e di sentirti suonare il pianoforte, ma che veicolasse solo vedermi, anche... vedermi e sentirmi suonare, non cantare. Sì. No, no, anche cantare, è così. Che veicolasse, la volete sentire cantare? Brava ragazzi, che veicolasse anche un po' un messaggio, perché secondo me c'è ancora un po' la convinzione in questo paese che le donne, per esempio, non possano parlare di calcio, che non capiscano di calcio. Tu sei hai lavorato in mille programmi di calcio, quindi sei autorizzatissima a cercare di sminare un po' questo meccanismo. Grazie. Dov'è il mio microfono? Ce l'avevo, è già là? È già, vabbè, dovrebbe essere già là, forse, non lo so. Vieni, Melissa Salta, signore e signori, immersione pianista. Sto sudando. No, cioè. Tranquilla, tranquilla. Sono tutti nudi. Aspetta, come siete belli. Oh, suona veramente, cioè... È vero. Sì, okay? Aspetta che mi sentiamo un attimo. Mi sento un po' Lady Gaga in questo momento. E allora io cercherò di essere Bradley Cooper. E che non sono... Oh! È solo che non sono abbastanza bionda, solo quello che manca. Vabbè, ma ci mettiamo l'immaginazione. Meli, quando ci proviamo, vuoi, i ragazzi sono con noi. Cioè, datemi una mano. Vai. Proviamo. Uila. Tutti pensano che le donne il calcio odiano, ma forse è un pregiudizio di noi maschietti alfa. Loro forse ne sanno anche più di noi. Basta coi cliché, non ti azzardare, io ci capisco. Dimostramelo, Meli! Questa è la porta, questo è il pallone, questo è Budica. Effettivamente lo è! Questo è fallo, fallo, questo è giallo, fallo da giallo. Questo è fallo, fallo, e qui non è fallo mai. Un pochino. Grazie mille per essere stata con noi. Fate un grande applauso a Melissa Satta! Questo è il fallo, fallo. Per volta. Questo è il giallo, fallo da giallo. Questo è